buongiorno Iana, buongiorno Giorgia. Siete reduci da uno splendido argento alla settimana olimpica di IER, la World Cup, nella vostra classe, che è il 49er FX. Beh, un gran risultato, Iana, in un livello come sempre altissimo, forse mai come quest'anno, devo dire, il livello alto. Come valutate il vostro risultato? Siamo sicuramente molto felici che è arrivato questo secondo posto la settimana di IER. È stata una settimana impegnativa, abbiamo visto condizioni di vento forte e poi condizioni di vento veramente molto leggero, quindi siamo felici di aver performato bene in tutte le condizioni e quindi insomma gli allenamenti che abbiamo fatto quest'inverno hanno dato i loro frutti, abbiamo migliorato già le cose che a Palma non sono andate troppo bene e quindi diciamo che è un buon passo per l'inizio stagione. Ok, avete battuto, se non ricordo male, anche Martina Grail, no? Che è arrivata terza, che era due volte campionessa olimpica. Sì, è stato, cioè lei è una persona che veramente non molla mai, e, anche se a inizio settimana non è tra le prime posizioni, poi al podio ci arriva sempre. Quindi il nostro obiettivo appunto era non mollare il podio e arrivare davanti a lei, alla fine ce l'abbiamo fatta. E, comunque è una nostra amica, la conosciamo e insomma è anche un piacere alla fine condividere il podio. Certo, Giorgia, senti, Iana parlava di condizioni varie, da vento molto molto forte, abbiamo visto i video, le foto, veramente il classico vento di IER che non si smentisce mai. Però poi avete performato bene anche con venti più leggeri, Giorgio. Certo, il nostro punto forte diciamo che ultimamente è sempre stato il vento forte, però ci siamo allenati con Gianfranco, il nostro allenatore, anche con poco vento, appunto per essere performanti in tutte le situazioni. Ok, senti, ma visto dal punto di vista tuo, del prodiere, com'è portare un FX con il vento di IER 25, 23, 22 nodi, onda confusa, com'è? Non deve essere proprio facile, ce lo puoi raccontare? È abbastanza complicato, bisogna mantenere una concentrazione sempre molto alta e per tutta la durata della regata, perché appena ci si distrae un attimo potrebbe succedere la qualsiasi, quindi la concentrazione sia mia che di Iana è altissima per cercare di performare al meglio e di non scoppiare, diciamo che è la disgrazia più grande che ti possa succedere in regata con vento. Senti, è corretto dire che comunque finché si rimane veloci non si rischia di scoppiare, appena c'è qualche variazione in assetto invece si rischia, è così? Beh, sicuramente di poppa se mantiene una velocità alta e la probabilità di scoppiare è minore, quindi appunto come ci dice sempre Gianfranco, mai tirare il freno, perché se tiri il freno per aver paura di scoppiare la percentuale si alza sempre di più. Senti, e dal tuo punto di vista, Iana, invece del timoniere, com'è la conduzione in quelle condizioni? Allora, diciamo che io ho fatto anche il ruolo di Giorgia all'inizio e sono d'accordo con quello che ha detto lei per quanto vale per il suo ruolo. E invece al timone bisogna essere, diciamo, precisi e molto reattivi, e soprattutto quando c'è vento talmente forte da dover sparare la barca all'orza, mollare il fiocco, perché altrimenti anche di bolina c'è il rischio di scuffiare. E poi di poppa bisogna avere il freno mai tirato, però andare con la testa, diciamo, quindi nel senso conservativi, ma non troppo, perché appunto bisogna tenere la velocità alta, però bisogna sapere anche quando è il momento di evitare un'onda o di perdere un metro, che poi alla fine non è perso perché eviti una scuffia. Quindi sì, la concentrazione deve essere alta e le reazioni anche molto veloci. Senti, avete tutti e due citato il vostro coach, che è Gianfranco Sibello, per chi non lo sapesse. E com'è l'apporto di Sibello per il vostro equipaggio e per la squadra italiana in genere?
Ma sì, Gianfranco è un valore aggiunto di sicuro per le Olimpiadi che ha fatto, per tutti i risultati che ha ottenuto e ci troviamo bene. E alla fine ha sempre avuto una squadra femminile, se non per un breve periodo di tempo, quindi capisce bene noi donne che a volte sappiamo non essere proprio facili, però sì, riusciamo a trovarci comunque sempre bene, abbiamo un buon lavoro in allenamento e anche in regata, che poi ovviamente la serenità poi porta anche a questi bellissimi risultati. Ok, e per te Giorgia invece? Uguale, comunque adesso praticamente viviamo più con Gianfranco che con la nostra famiglia, quindi abbiamo stretto anche, oltre che a un legame lavorativo, anche un legame comunque personale. Ok, senti, ci potete raccontare, ecco, com'è passare così tanti giorni insieme per un equipaggio come siete voi due? Tanti tanti giorni di allenamento, tanti giorni di viaggio, tanti giorni di regata. Al di là degli allenamenti, si instaura un rapporto di amicizia? Avete bisogno dei vostri spazi? Come funziona la cosa? Beh, sicuramente passando così tanto tempo assieme si instaura un rapporto di amicizia, quindi facciamo sempre i viaggi assieme, trasferte e tutto, ma magari durante le regate ognuno si crea magari un piccolo spazio per se stessa, perché appunto passando così tanto tempo magari ognuna ha delle esigenze diverse, quindi ci si stacca un po', però si crea un rapporto bellissimo. Adriana? Sì, alla fine è come ha detto Giorgia, passiamo la maggior parte delle nostre giornate insieme, poi magari la sera appunto, ci distacchiamo un po', ma proprio per ricaricarci ognuna in maniera personale, per il giorno dopo essere di nuovo pronte a dare il massimo insieme. Dunque tu vieni dal Sirena Club Triestino, no? Mi sembra. E tu invece dalla Fraglia Vela di Marcesine? Esatto. Esatto, adesso siete per il gruppo sportivo della Marina Militare, se non erro. Raccontateci, avete iniziato tutti e due in Optimist, mi pare, no? Tu, Jana, hai regatato anche un po' per la Slovenia, o mi sbaglio? Sì, un periodo in Optimist l'ho regatato in Slovenia per il semplice motivo che l'allenatore con cui ho iniziato in Italia è poi passato ad allenare la Slovenia e stranieri come austriaci. Quindi per me è stato molto più semplice avendo la doppia cittadinanza, perché a Trieste siamo proprio attaccati al confine, fare questo passo e potermi allenare appunto con Maurizio Bencic, che per me è Certo. stato l'allenatore fondamentale per tutti i vari successi che poi ho avuto. E sì, quindi ho fatto questo periodo in Optimist in Slovenia, poi in 420 e adesso in 49ers sono passato di nuovo in Italia. Senti, c'è molto intercambio tra la vela italiana e quella slovena, no? Lì dalle parti di Trieste. Ci sono addirittura come il Ciupa, lo stesso Sirena in parte, dei circoli che hanno molte presenze della Slovenia e molti italiani che vanno ad allenarsi anche in Slovenia, è così? Sì, ci sono varie collaborazioni e comunque diciamo che a Trieste è più difficile allenarsi perché o c'è bora forte o c'è pochissimo vento, quindi in Slovenia si procede soprattutto a Capodistria e a Portorose, ma anche a Isola alla fine si trovano delle condizioni un po' più intermedie e quindi è possibile uscire più giornate in tutto l'anno. E quindi c'è questo scambio dove magari atleti italiani vanno appunto ad allenarsi lì per trovare delle condizioni più fattibili e poi ovviamente anche tutti gli sloveni vengono a fare le regate che abbiamo in zona, è un valore aggiunto sicuramente. Assolutamente. Senti, te Giorgia invece vieni dalla palestra per eccellenza che è il Lago di Garda, ci puoi descrivere il tuo inizio velico sul Garda, appunto? Quando, dove e come? Ho iniziato a 6 anni, appunto perché abito al lago, quindi l'unico sport che si può fare è o sci perché c'è il Monte Baldo o vela perché c'è il lago. E quindi i miei genitori mi hanno portato al primo corso di vela alla Faglia Vela Malcesine e da lì, diciamo, è iniziata la mia grande passione con l'Optimist, poi successivamente 420 e adesso NFX. Ok, vi ricordate la vostra prima volta sull'Optimist a 6, 7 o quando
quando è stata. La prima sensazione che avete avuto, ve la ricordate? Della serie, che ci faccio qua, oppure che bello, il silenzio. Cosa, il primo pensiero che vi viene in mente, ve lo ricordate? Sicuramente è stato bellissimo, perché appunto ti trovavi su questa barchetta che all'epoca sembrava gigante, in realtà ora tuttora è piccolissima, da solo in mezzo al lago con tutte queste cime in mano, appunto dovevi gestirti una barchetta tutto da solo, quindi anche imparavi appunto il valore delle cose e a gestirti autonomamente. Tu, Iana, invece? No, io volevo dire che alla fine sono la prima volta che ho messo piede in barca è stata a 3 mesi con la barca di famiglia e quindi penso che sia nato tutto da lì. Ho visto, diciamo, le cose prima in grande, poi diciamo in Optimist, però ho capito in Optimist che ero sola ed era la mia responsabilità portare questa barca al meglio, quindi cioè, per me era bellissimo poter fare le mie decisioni, quindi questo qua. Quindi la vela è un'attività, come diciamo sempre, molto molto formativa, sia forma il carattere sia insegna a prendere decisioni, no? È così? Sì, sì, ma anche non solo in barca, proprio da bambini 6-7 anni, così andare in trasferta da soli, farsi le valigie, le borse, non dimenticarsi niente, perché poi se uno si dimentica le cose è dura. E quindi io mi ricordo andavamo in tenda in Croazia a fare le regate, così alla fine ti abitui fin da subito a essere responsabile di te stesso e prenderti cura delle tue cose. Sentite, invece una cosa interessante volevo chiedervi, nascendo comunque sull'Optimist, su un singolo, la prima volta che siete arrivati in equipaggio, non so se voi due oppure con altre persone, ma comunque com'è stato il salto da singolista a membro di un equipaggio? All'inizio un po' diverso sicuramente, perché non c'era più da gestire solo, diciamo, se stessi e la barca, ma anche un'altra persona e le esigenze dell'altra persona. E quindi all'inizio, secondo me, i primi mesi è proprio una questione di imparare a conoscere il prodiere o il timoniere. Poi una volta che si crea la sintonia, poi è tutto più facile. E per te, Giorgia? Sì, appunto come diceva Iana, all'inizio è più, diciamo, conoscersi e capire come l'altro reagisce e appunto quali sono le sue abitudini o comunque come è fatto caratterialmente, perché vivendo sempre assieme, stando in barca assieme, bisogna imparare a uno sopportare l'altro e viceversa, insomma, magari nei momenti più difficili. Ecco, e Giorgia, chi è che vi ha messo in barca insieme, voi due? Io ero a Bari e con degli altri ragazzi in 49er che stavo facendo vacanza, e ci è stato detto: guarda che c'è una ex prodiera che vuole diventare timoniera libera. Io ero libera e quindi abbiamo detto: beh, io sono Bari, se ti va abbiamo qua la barca, puoi venire e provare. Da lì è nato tutto. Ok, senti, adesso siete un equipaggio di punta della classe italiana e della flotta internazionale. Avete fatto il bronzo all'europeo, se non ricordo male, avete vinto il mondiale Under 23 e state pian piano mettendo i vostri risultati sempre nei primi 10 e forse anche piano piano un pochino più in alto. L'obiettivo che vi ponete qual è? Beh, sicuramente l'obiettivo più a breve termine è quello di selezionare la nazione Denag al mondiale. E poi successivamente si vedrà appunto per preparare nel caso un'Olimpiade. Iana, quanti posti avete a Denag in palio per questa prima selezione? Ce ne sono 10, quindi okay. Fare top 10 più o meno assicura appunto il passo olimpico per la nazione. E come vedi la classe nel suo complesso, l'FX femminile? Ma è una classe molto competitiva ora, soprattutto appunto essendoci ancora le due volte campionesse olimpiche, c'è l'olandese che ultimamente è la più forte perché ha vinto gli ultimi due mondiali, gli ultimi due europei,
Quindi sì, sicuramente ci sono degli equipaggi molto forti. E poi ce ne sono tanti altri giovani, come diciamo una flotta di tedesche che sono tutte giovani che stanno crescendo, o magari anche danesi, cinesi soprattutto, c'è sempre qualche nazione in più che spunta e sono forti e quindi bisogna continuare a lavorare per poter avere risultati sempre in alto. Ok, senti, Giorgia, te invece pensi mai al risultato massimo, che è appunto la partecipazione alle Olimpiadi, cercando poi di lottare per il podio? Come immagini queste Olimpiadi? Avrai parlato lì a Malcesine, ovviamente è la patria degli olimpici. Come te la immagini questa Olimpiade? Beh, diciamo il sogno è andare alle Olimpiadi, però tuttora, finché diciamo la nazione non è ancora selezionata, cerco di non farmi troppi film mentali, perché appunto a Malcesine ci sono tanti olimpionici e tutti spingono per noi, per l'equipaggio, ognuno racconta la propria esperienza, comunque tutte bellissime, quindi spero di poter raccontare a Malcesine la mia esperienza alle Olimpiadi. Ok, bravissima. Senti, il rapporto tra voi due in barca come funziona? Spiegateci un attimo l'approccio tecnico che fate per la regata. Velocità, ovviamente, sappiamo che sul 49er entrambi siete molto coinvolte nella velocità. La tattica come viene gestita? La tattica la gestisco io, è una parte che mi piace molto, diciamo che appunto sono passata di nuovo al ruolo di timoniera proprio perché mi piace averla in mano, quindi sì, ci sono volte in cui la velocità facilita molto perché appunto avendo una velocità maggiore rispetto agli altri poi la tattica. Non dico che è superflua, però è molto più facile. E altre volte in cui bisogna un po' soffrire, bisogna uscire da delle situazioni più difficili in cui le barche sono molto più compatte. E quindi sì, è una bella sfida ogni giorno. In questa crescita, quanto è importante avere una squadra come quella italiana, dove gli equipaggi oltre a voi sono numerosi, e tutti, insomma, spessissimo tra le prime 20. Quanto è importante relazionarvi con gli altri equipaggi italiani? Beh, È importante. sicuramente, Vai, vai. vai, Giorgia, vai. siamo una bella nazione, diciamo, siamo tante barche, quindi cerchiamo sempre di aiutarci tra una e l'altra, anche se appunto non è facile in certe condizioni, però più si fa gruppo, più si riesce a crescere maggiormente tutti insieme. Tu, Iana, volevi dire invece? No, siamo felici che alla fine anche in Italia il 49er sta crescendo e anche, diciamo, alla barca più piccolina, il 29er, che è poi propedeutico per il 49er, inizia veramente a essere un gran numero, il che secondo me è molto positivo per la nazione e poi per i futuri atleti che vorranno appunto salire sull'FX o sul 49er. Ok, senti, parlavate prima dell'aspetto femminile della gestione, mi avete fatto capire che Gianfranco Sibello a volte deve un pochino darsi da fare per gestire. Com'è il rapporto tra gli altri equipaggi femminili, tra voi e gli altri, in genere tra donne in barca, insomma? Eh sì, diciamo che essendo tutte donne, qualche volta qualche litigio c'è, ma è solo puramente dato dalla voglia di arrivare, dalla voglia di essere il primo equipaggio italiano e di non solo essere il primo equipaggio italiano, ma proprio portare a casa dei risultati importanti. Quindi alla fine ognuno vuole dare il proprio massimo, quindi capitano a volte in cui magari una vuole avere ragione su un certo incrocio oppure su una certa cosa, quindi poi per fortuna c'è Gianfranco che diciamo che fa da giudice imparziale, per quanto possibile ci dà una regolata e una visione diciamo più ampia. Passioni,
che passioni avete? Allora, tu sei del Lago di Garda, quindi credo che senz'altro a sciare ci vai, perché non può essere altrimenti. È così, sì. Giorgia? Una volta, appunto, quando ho iniziato velo, ho iniziato anche sci, quindi ero nell'agonistica fino a un certo punto, poi non riuscivo più a fare bene entrambi, quindi ho dovuto fare una scelta e ho preferito vela. Però tuttora, d'inverno, quando non abbiamo allenamenti, vado a sciare con la famiglia o con amici. Ok. Tu, Iana, che passione hai invece? Anche a me piace sciare, essendo di Trieste, città di mare, però alla fine mi piace moltissimo d'inverno andare a sciare. E poi tutto quello che include del movimento e dello sport alla fine mi piace. Ok, senti, a livello invece di studi cosa avete fatto o cosa state facendo? Io ho finito il nautico, l'istituto tecnico nautico, e ho scelto quello perché diciamo che sono andata a visitare varie scuole, però alla fine nessuna mi ha appassionato se non appunto il nautico, che comunque diciamo si parla di mare, anche se di navi e non di barche, però alla fine mi ha insegnato anche tanto per poi andare in barca, diciamo la meteorologia e tutte queste cose alla fine sono state utili pure per il mio sport. E poi però non ho deciso di continuare l'università perché voglio concentrarmi esclusivamente sulla barca e quindi dedicarci tutto il mio tempo. Tu, Giorgia? Io ho studiato a Castelletto di Brenzone, turismo, finanza e marketing. E appunto come Iana, quando ho finito gli studi, avevo una minima idea di fare magari scienze motorie o fisioterapia, qualcosa che mi potesse magari aiutare e servire nello sport, ma mi portava via troppo tempo e quindi ho preferito, diciamo, usare tutte le mie energie e tutto il mio tempo per la barca. L'appuntamento principale è quello di Edenag. E cos'altro prevede il calendario? Vai, una delle due, chi vuole, Giorgia o Iana? Beh, se abbiamo dopo il mondiale, beh, adesso abbiamo dei lunghi allenamenti a Marsiglia, poi avremo un breve raduno al Lago di Garda per prepararci di puntare giusto le ultime cose prima di partire per il mondiale, e poi dopo il mondiale abbiamo l'Europeo. Ok, perfetto. Va bene, Iana, grazie mille. Giorgia, grazie anche a te. È stato un piacere. Niente, mi piacerebbe concludere solamente con una battuta. Cos'è per voi la vela? È tutta la mia vita, perché alla fine dall'età di 6-7 anni che vado in barca, quindi sì, è un bellissimo sport che spero che sarà sempre di più seguito, perché veramente ne vale la pena. Tu, Giorgia? Beh, sicuramente ora la vela è diventato, diciamo, il mio lavoro, però un bel lavoro, è un lavoro che ho desiderato da quando ero piccola, quindi ci vado molto volentieri. A proposito, mi viene in mente America's Cup Women, cose del genere, ci state pensando? Beh, ora abbiamo, diciamo, tutta la nostra concentrazione appunto per selezionare la nazione e far bene quest'anno, quindi per ora siamo focalizzati su quello. Concordo, sì. Va bene, grazie mille ragazzi, è stato un piacere. Grazie a te.